Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo con la seduta odierna di Consiglio regionale, condita da un duro scontro sul mutuo da 100 milioni di euro con cui la maggioranza intende accelerare il piano di rientro dal disavanzo di 550 milioni e contro cui l'opposizione appunto promette battaglia. Un po' come in tutte le famiglie, anche all'emiciclo si discute, anzi si litiga, sull'opportunità o meno di accendere un mutuo per far fronte ai vecchi debiti. La misura arriverà oggi in Consiglio regionale, si parla di un prestito di circa 100 milioni di euro, che comporterà ovviamente degli interessi che andranno ad aggiungersi ai 550 milioni di euro di disavanzo da colmare con un doloroso piano di rientro, che per fortuna, grazie ad un emendamento in finanziaria, sarà allungato da 7 a 10 anni, con conseguente abbassamento dell'importo annuale delle rate. Fibrillazioni anche a margine della prima commissione bilancio questa mattina, dove la maggioranza sposa la tesi dell'assessore Silvio Paolucci. Non è un nuovo mutuo, ma la riautorizzazione di vecchi indebitamenti che risalgono al 2006. Ma in realtà non è un mutuo per far quadrare i conti, è una delle iniziative messe in campo per cercare di riallinearci nel modo più veloce possibile rispetto a tante prescrizioni normative nuove ed avendo purtroppo un punto di partenza che era quello di un disavanzo accumulato negli anni, che ormai almeno per l'accertato va oltre 550 milioni di euro. Il mutuo va in questa direzione tutta tecnica, non è una forma di indebitamento in senso sostanziale, anche perché si riferisce a mutui già precedentemente approvati e poi non contratti in altre annualità. Chiamatela riautorizzazione o mutuo, rispondono a muso duro le opposizioni del centrodestra e del Movimento 5 Stelle, che annunciano battaglie in aula. La verità, sostengono, è che gli abruzzesi, per colpa di questo prestito che potrebbe essere evitato con altre economie, per i prossimi 30 anni, oltre ai vecchi debiti, dovranno pagare anche 4 milioni di euro aggiuntivi di interessi all'anno. È una follia, è semplicemente una follia. E ricordiamo che l'ultima volta, appunto, è stato fatto nel 2006, la vecchia amministrazione non ha avuto mai bisogno di contrarre questo mutuo. Perché? Punto interrogativo. Perché si rende necessario oggi, tra l'altro, che si stanno liberando delle cartolarizzazioni? Perché servono più soldi? All'ordine del giorno del Consiglio regionale di oggi pomeriggio, oltre al controverso mutuo, un progetto di legge in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca, sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi. Un altro progetto di legge che intende contrastare gli sprechi alimentari. E poi la più volte rimandata nomina del garante dei detenuti e una variazione di bilancio relativa al budget e di funzionamento del Consiglio regionale. A Chieti si è svolto un incontro tra i legali di Confartigianato e gli obbligazionisti subordinati. In discussione le azioni da intraprendere rispetto ai titoli in pancia alla Consorzio Fidi. Sono una cinquantina gli iscritti alla Confartigianato di Chieti che si sono riuniti nella sede della loro associazione per discutere delle mosse da intraprendere rispetto alle obbligazioni subordinate contenute nel portafoglio del Consorzio Fidi. La situazione delle quattro banche salvate dal governo Renzi con apposito decreto, tra cui c'è anche l'abruzzese Carichieti, resta ancora confusa, così come in via di definizione il destino dei rimborsi delle obbligazioni azzerate. Per questo la Confartigianato di Chieti ha messo a disposizione i suoi legali per decidere se e quali azioni legali intraprendere. La materia è complessa perché ci andiamo a scontrare contro il sistema bancario, contro Banca d'Italia e contro il governo stesso che ha delle gravi lacune. E noi ci faremo portavoce e andremo avanti fino in fondo, a qualsiasi costo, per tutelare le ragioni di questa comunità che, a dire il vero, è stata colpita di meno rispetto alle altre tre banche coinvolte. Comunque parliamo di oltre 700 risparmiatori coinvolti con la Cassa di risparmio di Chieti che meritano a tutti gli effetti che i propri risparmi vengano tutelati, perché nella maggior parte dei casi si tratta di risparmi di una vita fatti con tanti sacrifici. Intanto dalla nuova Carichieti fanno sapere che la banca ora è solida perché tutte le sofferenze che hanno portato alla crisi dell'istituto di credito Teatino sono confluite nella cosiddetta bad bank. Basteranno queste rassicurazioni a placare l'ansia di chi teme di perdere tutto? Garanzie per i correntisti e per i dipendenti sono state chieste dal sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, in un incontro con il presidente della nuova Carichieti, Roberto Nicastro, l'amministratore delegato Salvatore Immordino e la componente del CDA, Maria Pierdicchi. Il sindaco ha offerto la propria disponibilità a far sì che Carichieti possa tornare a riconquistare la fiducia dei cittadini, continuando ad essere
essere la banca del territorio, vicina alle imprese e alle famiglie. Oggi i numeri ci dicono che degli oltre 92.000 correntisti sono 728 i sottoscrittori di obbligazioni subordinate, lo 0,8% ha affermato il primo cittadino, e fra questi 42 sono coloro i quali hanno una esposizione più importante. Per loro, ha proseguito Di Primio, interverrà certamente il governo attraverso il fondo da 100 milioni di euro stanziato, ma tale fondo, secondo Nicastro, dovrebbe intervenire anche per coloro i quali hanno sottoscritto obbligazioni subordinate con un range di pericolosità media. E preoccupazione dei lavoratori di Villa Pini per la vicenda Carichieti. Abbiamo ascoltato il legale delle maestranze che ha spiegato i motivi dell'apprensione degli stessi lavoratori. Avvocato Di Carlo, lavoratori di Villa Pini preoccupati per la vicenda Carichieti, perché? Perché la curatela del fallimento Villa Pini ha depositato presso l'istituto Carichieti l'importo di 31 milioni di euro. E siccome tutti sappiamo dalle cronache nazionali e purtroppo anche internazionali di che situazione vive quell'istituto, i lavoratori chiedono che la curatela ritiri questo importo, ripeto 31 milioni di euro, e venga autorizzato il deposito presso un altro istituto. Quindi a questo punto che cosa potrà accadere? L'auspicio è più in generale che la Carichieti riesca a superare questo momento terribile, così come gli altri tre istituti italiani. Mi consente però di approfittare dell'ospitalità di TV6 per dire una cosa. I lavoratori del fallimento Villa Pini lamentano da tempo, e colgo l'occasione, il fatto di non avere un loro rappresentante nell'ambito del comitato dei creditori. È una cosa assurda a mio avviso. Villa Pini aveva 650 dipendenti, che non vi sia un dipendente a rappresentarli nell'ambito della procedura trovo che sia una cosa piuttosto grave. Uno straniero di 51 anni residente a Penne è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente agricolo avvenuto a Villa Cipressi di Città Sant'Angelo, sempre nel Pescarese. In base ad una prima ricostruzione l'uomo è finito sotto un trattore che si è ribaltato. Il 51enne è morto sul colpo per un trauma cranico con successivo arresto cardiocircolatorio, e a nulla è valso l'arrivo dell'elisoccorso del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Un anno ciascuno, pena sospesa all'ex dirigente scolastico della direzione didattica statale di Pineto, Gaetano Avoglio, all'ex responsabile dell'area tecnica, manutenzione e ambiente del comune di Pineto, Donato De Evangelista, e all'allora direttore dei lavori commissionati dall'IPAB, Ercole Ferretti. Si è concluso così questa mattina il processo che vedeva i tre imputati per lesioni colpose gravissime per la vicenda della maestra di Cellino Attanasio in provincia di Teramo, che nel 2010 a soli 27 anni rimase paralizzata a causa del crollo di un muretto esterno della scuola elementare di Mutignano di Pineto, precipitando giù con un volo di 3 metri. Processo nel quale la madre e la sorella della donna, entrambe assistite dall'avvocato Enzo Formisani, si sono costituite parte civile, e al termine del quale il giudice Roberto Veneziano ha invece assolto per non aver commesso il fatto Monia Candelori, all'epoca dei fatti segretario dell'ex IPAB, proprietaria dell'edificio scolastico. Tornano a far sentire la propria voce i dipendenti degli istituti riuniti di Chieti, che si occupano dell'assistenza ad anziani e disabili. L'ente versa in una grave situazione finanziaria, vanta 2,5 milioni di crediti che non riesce a riscuotere. Le maestranze sono preoccupate del loro futuro. All'orizzonte uno stop dell'assistenza. Essere sul lastrico ad oggi, essere impossibilitati ad onorare tutti i pagamenti inerenti gli stipendi dei lavoratori, inerenti i fornitori, inerenti le utenze, e quindi ci troviamo in una situazione economica che è deprimente per una struttura che esiste nella città di Chieti dal 1866. E io colgo l'occasione di rivolgermi a tutte quelle persone che hanno la possibilità e sono attori principali di questo film, di darsi da fare, di cercare di aiutarci a trovare una soluzione per questi che sono problemi vitali per la nostra struttura. Ecco, ad oggi siamo economicamente morti.
È da più di un anno che subiamo dei ritardi, ma noi dal mese di febbraio abbiamo avuto diversi incontri dal prefetto e abbiamo dichiarato lo stato di agitazione fino ad arrivare anche a incontri con lo stesso Luciano D'Alfonso, l'assessore Paolucci, il dottor Muraglia, presidente di Pangrazio, presidente della quinta commissione, il dottor Olivieri, e pare che tutti fossero propensi a risolvere i nostri problemi, ma ad oggi hanno tolto la dignità a prescindere dal personale, ma soprattutto anche quegli utenti che noi abbiamo qui. Purtroppo non possiamo fermarci per una questione anche di etica e perché loro non c'entrano niente, l'assistenza minima che sia gliela dobbiamo dare per forza, però forse saremmo costretti a fermarci perché non avendo più risorse non si riesce nemmeno a comprare il pane. Continua l'attività di contrasto alla contraffazione da parte della Guardia di Finanza in concomitanza con le imminenti festività natalizie. Le Fiamme Gialle di Roseto degli Abruzzi hanno sequestrato oltre 5.400 giocattoli contraffatti, 7.000 luminarie prive del marchio CE. Il proprietario delle merci, un uomo di origini campane, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. I rischi della rete per i ragazzi, questo l'argomento che è stato affrontato oggi a Pescara nel corso di un incontro che si è tenuto al Flaiano fra i ragazzi delle scuole superiori e la Polizia delle Comunicazioni. Dottoressa Narciso, oggi si parla di cyberbullismo, dei rischi connessi all'uso di internet per i ragazzi. C'è stata questa interessante conferenza al Flaiano, rischi che sono sempre dietro l'angolo. E nell'ambito della campagna Una vita da social, che la Polizia Postale delle Comunicazioni porta avanti già da qualche anno in modo itinerante in giro per tutta l'Italia, abbiamo deciso di proporre ai ragazzi una storia vera per riflettere magari in modo un po' più appropriato, più profondo. La storia è stata illustrata dal regista Luca Pagliari e narra la storia del ragazzo che a Roma qualche anno fa, nel 2012 precisamente, si tolse la vita. Quali sono, dottoressa, i rischi maggiori connessi all'utilizzo di internet per i ragazzi di oggi? Semplicemente l'inconsapevolezza, perché i ragazzi sono molto bravi con internet, sono molto bravi a livello informatico, conoscono il mondo del web, lo utilizzano sicuramente per tutte le sfumature che può dare e le notevoli opportunità che può dare, non conoscono sempre i rischi che si celano, però è necessario che sappia che esistono questi rischi, è necessario che sappia che episodi come quelli del bullismo che qualche anno fa come oggi erano atti di prevaricazione, oggi sono diventati atti di prevaricazione virtuale e che però corrono e si diffondono sulla rete in modo molto più veloce rispetto a qualche anno fa. Il presidente della regione Luciano D'Alfonso, nella sua veste di commissario ad acta per la sanità, ha inviato una nota ufficiale al ministro della salute Beatrice Lorenzin, nella quale chiede di sottoporre al comitato percorso nascita nazionale la richiesta di tenere in attività il punto nascita dell'ospedale San Liberatore di Atri. Il punto nascita triano, insieme a quelli di Ortona, Penne e Sulmona, era stato oggetto di un contestatissimo provvedimento di chiusura, sulla cui legittimità si attende ancora il pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale. Il Tribunale per i diritti del malato bacchetta i politici teramani. Nulla è stato fatto in 5 mesi dalla richiesta per l'applicazione del decreto Lorenzin e la ricaduta sull'azienda sanitaria teramana. Avevate fatto degli appelli anche ai politici, visto il decreto Lorenzin sulla sanità, si parla di Aslunica, si parla di tanto altro, ma non si parla di effettivamente quello che poi i cittadini andrebbero a soffrire. Certo, proprio così. Noi avevamo fatto un appello appunto a giugno affinché tutti i politici teramani, qualsiasi partito, quelli che poi ci rappresentano al Consiglio regionale, ma anche i vari sindaci, eccetera, affinché lavorassero tutti insieme proprio perché l'ASL di Teramo avesse Teramo come ospedale di riferimento, quindi come ospedale al top di secondo livello, il che vuol dire secondo livello avere tutte le specialità.
previste proprio dal decreto Lorenzin, e queste ce le ha, ce le aveva, e dovevano essere potenziate e migliorate laddove c'erano delle carenze. E il secondo ospedale, quello di Giulianova, che non poteva essere e non può essere un ospedale di base, eventualmente anche senza pronto soccorso, ma deve essere e rimanere un ospedale di primo livello, anche perché come sappiamo benissimo, sulla costa terramana dal mese di maggio fino a settembre inoltrato la popolazione triplica se non quadruplica, quindi il cittadino deve poter trovare nella struttura pubblica la soluzione ai suoi problemi sanitari. Questo è un punto forte che noi chiediamo. Il cittadino terramano, che poi l'ASL di Teramo ricade, ricoppia diciamo tutta la provincia di Teramo, andrebbero ad aumentare la mobilità passiva dell'ASL di Teramo, ma non soltanto un discorso economico per l'ASL, ma soprattutto quello che a noi importa principalmente è che appunto il cittadino si troverebbe in difficoltà, il cittadino con problemi sanitari si troverebbe in difficoltà e dovrebbe quindi spostarsi. Sulle novità del nuovo piano spiaggia arrivano critiche dell'esponente di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, piano spiaggia del Comune di Pescara. Acerbo, ci sono ancora novità per quanto riguarda il piano spiaggia del Comune di Pescara, di cosa si tratta? Sì, una cosa molto negativa, perché il Comune di Pescara ha previsto, meglio la Giunta Comunale di Pescara per ora, di consentire l'aumento del 30% agli stabilimenti balneari, cioè 30% in più di volume sulle spiagge. Pescara è già la città che ha la riviera con il mare invisibile, inaccessibile, la vista mare è preclusa quasi ovunque. Dare la possibilità di ampliare di un ulteriore 30% a me pare una follia. La giunta comunale racconta, il vice sindaco del Vecchio, che sia un obbligo derivante dal pessimo piano votato insieme da D'Alfonso e Forza Italia, ma quel piano comunque non obbliga il comune, è una facoltà, quindi una scelta che fa la giunta di Padovano, del Vecchio e Alessandrini, gli stessi che non hanno messo i divieti di balneazione quest'estate per favorire o ingraziarsi, secondo me da matti, la categoria dei balneatori. Noi invitiamo il consiglio comunale a non approvare questo piano così, non è vero quello che ha detto del Vecchio che è stato concertato con gli ambientalisti, noi invitiamo la cittadinanza quindi e l'associazionismo a protestare, perché il mare è di tutti, non è solo di una categoria, e agli stessi amici balneatori diciamo: noi siamo con voi per batterci per il mare pulito, ma non potete chiedere la solidarietà sulla Bolkestein e poi pensare ancora che si possano fare queste cose da Far West sulla spiaggia. Coldiretti ha organizzato all'interno della sede della Camera di Commercio di Chieti un convegno per discutere su come tutelare il Made in Italy e il Made in Abruzzo alimentare, sempre più oggetto dei desideri delle agromafie sotto attacco dei prodotti cosiddetti Italian Sound. Made in Italy, cibo sano e giusto, è il titolo del convegno promosso dalla Coldiretti Chieti e dall'Osservatorio sulla criminalità in agricoltura, che si è svolto nella sede della Camera di Commercio Teatina. Evento che ha riscosso notevole gradimento poiché la sala era gremita. Obiettivo primario dell'incontro: la tutela del Made in Italy nel settore agroalimentare, l'esigenza di tutelare anche all'estero i prodotti della nostra terra. Noi ci troviamo in situazioni come per esempio le imitazioni, l'Italian Sound, le falsificazioni che erodono il Made in Italy, le erodono in maniera consistente, vogliono dire 300.000 posti di lavoro, vogliono dire 60 miliardi di fatturato. Ecco, allora queste imitazioni devono essere ovviamente controbattute. Del resto, un prodotto come può definirsi italiano? Se è trasformato in Italia oppure se è fatto con materia prima italiana, trasformazione in Italia e poi definitiva commercializzazione a questo punto su tutto quanto il territorio nazionale, ovvero all'estero. Allora, su questo si dibatte tra disposizioni comunitarie e disposizioni nazionali per arrivare a un giusto equilibrio all'interno di questi valori che appaiono contrapposti.
La contraffazione alimentare può diventare, secondo Coldiretti, una frode sanitaria se il cibo viene prodotto con materie prime scadenti, una problematica che purtroppo non risparmia l'Abruzzo e la provincia di Chieti, soprattutto nella produzione di olio extravergine. Di qui il consiglio accorato di Coldiretti a consumare olio della filiera corta controllando accuratamente le etichette. Sì, condivido molto la battaglia di Coldiretti e li ringrazio per affermare sempre di più questo importante tema delle agromafie. Un prodotto su quattro a livello internazionale è costituito da prodotti sani di identità, mentre tre su quattro sono rappresentati da prodotti assolutamente falsificati nel mondo. I pescaresi potranno tornare a mangiare molluschi, bivalvi, vongole e altri prodotti pescati in mare dopo la revoca dell'ordinanza comunale di metà novembre per la presenza di salmonella. A Natale i cittadini di Pescara potranno tornare a mangiare le vongole, il caso di dire? Nel senso che possono tornare a mangiare le vongole della produzione, o meglio della pesca dei nostri territori. Dopo che è stato, diciamo, da parte dell'Istituto Zooprofilattico e della ASL rimossa la condizione ostativa, che era quella della presenza della salmonella, peraltro soltanto in un piccolo tratto, adesso le vongole sono perfettamente, diciamo, commestibili, sia pure dietro il trattamento che si conviene per essendo una zona di tipo B. Tutte e due le aree, come si può vedere dalla cartina, sia la precedente che l'altra successiva, sono tornate come aree di zona B, quindi vongole pescate, trattate e messe sul mercato, di produzione locale, quindi senza nessun problema per l'alimentazione. Quindi non ci sarà nessun problema per la salute dei pescaresi, dei cittadini? Assolutamente no, abbiamo fatto il provvedimento urgente e contingente immediatamente alla venuta a conoscenza del provvedimento da parte della ASL, e così altrettanto abbiamo fatto per la rimozione nel momento che è venuto meno l'elemento, diciamo, ostativo alla pesca delle vongole. Il Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Teramo ospita la tappa dell'ottavo Giro d'Italia delle donne che fanno impresa. La finalità è fornire strumenti informatici e formativi. Negli ultimi 5 anni l'ente camerale di Teramo ha destinato direttamente alle imprese femminili risorse per 733.000 euro. Le imprese rosa rappresentano una componente fondamentale del sistema economico teramano, considerando che sono 8.940 le imprese femminili registrate. L'evento di oggi vuole affrontare i temi della leadership nella conduzione delle imprese femminili, oltre che fornire indicazioni su come cercare, inventare e trovare lavoro. Le donne imprenditrici devono unirsi e fare rete, ma in realtà non solo le donne imprenditrici, tutte le donne che intendono avere un ruolo incisivo in questa società. E questa è una mission. Fino, dicevo poco fa, le ragazze delle scuole superiori che hanno partecipato a questo incontro, fino a qualche tempo fa, inserire le donne nel mondo del lavoro era considerata quasi una missione benefica. Oggi si è capito che le donne sono una risorsa e le avventure finanziarie che hanno caratterizzato il nostro secolo hanno sottolineato come la capacità di cura femminile, che si esplica anche nelle modalità di gestione della finanza e dell'impresa, è fondamentale a fianco della capacità di rischio e alla aggressività maschile. Ma negli ultimi 2 anni la crisi ha colpito anche l'imprenditoria femminile. Nel corso dell'ultimo biennio, infatti, si sono perse circa 1.000 imprese rosa. La Camera di Commercio ha investito, la Camera di Commercio di Teramo, per sostenere la nascita di nuove iniziative con le donne protagoniste. E ritengo che in un momento in cui bisogna inventare qualcosa di nuovo, perché le difficoltà generalizzate dell'economia e quindi della nostra società ci invitano a fare cose nuove, e noi sappiamo che le donne sono in grado di svolgere un ruolo e quindi devono essere utilizzate, devono essere recuperate a una funzione importante. D'altro canto, senza voler adulare le donne, senza voler dire cose belle, siamo fermamente convinti, e lo riscontriamo nei fatti di ogni giorno, che le donne hanno una particolare determinazione nel raggiungere risultati. Si chiama Canzone d'Italia nel Mondo, il progetto voluto da Teddy Reno, che anche grazie all'iniziativa del consigliere regionale Luciano Monticelli vuole diffondere anche il brand Abruzzo.
Progetto importante da un'idea di Teddy Reno, progetto per la ricerca della melodia italiana nei cinque continenti. Di cosa si tratta in particolare? Abbiamo deciso, io l'ho fatto come ultimo atto della mia carriera settantennale, di andare a trovare delle, anche fatto da un compositore sudcoreano, dico a caso, sudcoreano, senza parole, però dopo noi possiamo metterci sulle parole, ma ci deve essere una melodia portata poi ritmicamente in forma moderna in maniera che piacciano anche ai giovani. Questo. Allora questa idea qui la stiamo realizzando, abbiamo avuto dei bei successi all'Expo Milano. Elisa Riccitelli, per chiudere, una giovane artista al fianco di un grande, un mostro sacro della musica italiana. Sì, allora per me è un onore, in quanto io comunque sono davvero giovane, ho 20 anni, e trovarmi al suo fianco è davvero un'emozione grandiosa, nonché ho fatto tantissime belle esperienze e spero di continuarne a fare altre. Ne fai ancora adesso? Sì. Anche ultimamente? Sì. Sì, assolutamente sì. Tanti cari saluti e viva la canzone italiana, viva l'Abruzzo! Grazie. Partita a Pescara la settimana Telethon, uno spettacolo per la raccolta fondi a favore della fondazione, si è svolto al Teatro Sant'Andrea. Valeria D'Ignazio, la responsabile Telethon di questa sera, per questa manifestazione importante arrivata alla 26esima edizione, un impegno che si rinnova. Volevo ringraziare oggi tutte le persone che stanno partecipando a questo evento. Sono 26 anni che la Banca Nazionale del Lavoro sostiene Telethon e la cura per le malattie genetiche. Ringraziamo veramente tutti per la collaborazione e anche chi ci ha dato una mano a sostenere questa giornata, la scuola Domus Marie di Pescara con i bimbi che canteranno delle canzoni di Natale e l'associazione Biancazzurra di Pescara di ginnastica artistica. L'importante, come si diceva prima, è lo scopo di raccolta fondi verso queste malattie rare, davvero importante, no? Sì, Telethon sostiene le malattie geneticamente rare e quindi noi siamo contenti, specialmente in questo momento, quando si avvicina Natale, di poter dare anche noi un sostegno veramente forte, sia che non sia soltanto di denaro, ma anche fatto con il cuore. Il 16, 17 e 18 dicembre, appuntamento a Teramo con Favolando prima di Natale, evento culturale e sociale giunto quest'anno alla quarta edizione. Torna a Teramo la tre giorni dedicata ai più piccoli e alla beneficenza. L'evento, denominato Favolando prima di Natale, giunto quest'anno alla quarta edizione, ha avuto un successo crescente, superando nell'ultima edizione le 1000 presenze con la partecipazione di tutte le scuole primarie di Teramo. Quest'anno abbiamo il coinvolgimento diretto della provincia di Teramo, con la presenza anche del presidente, ma come l'anno scorso, che è una novità dell'anno scorso, anche i bambini delle case famiglia della provincia di Teramo che parteciperanno l'ultimo giorno, cioè il 18 pomeriggio, alla festa finale dell'evento. Primo giorno, tutte le mattine, 16, 17 e 18, dalle 10 alle 12, l'incontro con le scuole elementari, disegnatori e scrittori incontrano i bambini e ci saranno, oltre alla presentazione del libro con video, momenti di animazione, canzoni di cantano le canzoni, e ci sarà un momento di lettura animata, ogni giorno diversa, con la collaborazione di importanti associazioni, l'Istituto Braga di Teramo, ci sarà l'associazione di danza Tersicorea anche, e quindi balletti, musiche dal vivo. E la cosa importante, il primo pomeriggio, il 16 alle 15.30, faremo una replica per la cittadinanza e per i bambini che vorranno venire dell'opera musicale fatta col Braga, e ricordiamo per tutti l'ultimo giorno, alle 17.30 ci sarà finalmente il momento conclusivo di ogni anno dedicato a Peter Pan. Io voglio ricordare che è soprattutto un evento di importanza sociale e di beneficenza. La vendita dei libri non ci sarà solo Favola, ma ci saranno altri libri per i bambini presentati durante la manifestazione. Concorrono a finanziare un progetto per le residenze dei bambini negli ospedali, quindi è una cosa molto importante a livello nazionale.
Pagina sportiva con la Serie B e con la settimana che porta, lo sapete, al derby del Biondi di Lanciano sabato prossimo tra Virtus e Pescara. Intanto sul fronte biancazzurro oggi doppia seduta agli ordini del tecnico Massimo Oddo. Non ci sono sostanziali novità, continuano a lavorare a parte sia Torreira sia Fornasier, anche se quest'ultimo va via via migliorando, anche se insomma difficilmente sarà in campo dal primo minuto nella gara di Lanciano. Probabile che ci sia Campagnaro al fianco di Zuparic al centro della difesa, comunque sia pronto eventualmente Bunozza, che ha già giocato e bene nella gara vinta contro la Virtus Entella. Intanto sul fronte dei biglietti, ricordiamo che domani fino alle ore 13 ci sarà la possibilità di usufruire della prelazione per tutti coloro che sono tifosi abbonati del Pescara, abbonati alla stagione 2015-2016. Dopo le ore 13 di domani la vendita sarà libera solo per i possessori della tessera del tifoso che siano residenti in provincia di Pescara, e ricordiamo anche che sono 1236 i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti del Biondi. La partita viene presentata con queste parole dal centrocampista biancazzurro Valerio Verre. Valerio Verre, grande entusiasmo con i tifosi, si avvicina il Natale ma si avvicina anche il derby di sabato prossimo a Lanciano. Si avvicina il Natale, ma adesso non ci stiamo pensando perché ci sono tre partite fondamentali e le dobbiamo chiudere con il massimo impegno e più punti possibili, ecco, quindi siamo concentrati sul lavoro e dobbiamo fare bene. Tempo di bilanci, siamo a fine anno, quasi alla fine del girone d'andata, per Verre è stato un girone d'andata sicuramente positivo. Ma io guardo prima la squadra, preferisco che la squadra faccia più punti possibile in queste tre partite, poi al di là del singolo vedremo. Se vogliamo trovare un po' il pelo nell'uovo, per te è qualche occasione mancata in zona gol, ci sei andato vicino in diverse occasioni, però sei riuscito a segnare una sola rete. Sì, è poco per me, spero di farne altre, aiutare la squadra, sicuramente personalmente preferisco farne di più perché comunque ci arrivo sotto porta, quindi devo migliorare in quello. Valerio, torniamo un attimo a parlare del derby di sabato, incontrerete una squadra che è penultima in classifica, che sarà obbligata a vincere. Quali le insidie? Le insidie ci sono tantissime, perché è un derby innanzitutto, e quindi sarà già un clima molto, molto difficile. Noi andremo lì sapendo che loro daranno ancora di più rispetto alle solite gare, ma noi siamo fiduciosi. Sul fronte Virtus Lanciano è arrivata quest'oggi la squalifica attesa per Antonio Aquilanti, che è stato espulso ad Avellino, una giornata per lui, dunque salterà la gara di sabato. Tra gli altri squalificati, tre giornate al difensore del Modena Tiago Cionek, che dunque salterà la gara dell'Adriatico Cornacchia di mercoledì prossimo tra Pescara e Modena. Tornando alla Virtus Lanciano, non ce la faranno a essere della partita per i rispettivi infortuni Zé Eduardo, Ferrari e Vastola. Si confida nella presenza dal primo minuto di Federico Amenta, che dunque dovrebbe giocare al centro della difesa al fianco di Michele Rigione. Sul fronte dei biglietti si è esaurito quest'oggi il diritto di prelazione per tutti quei tifosi che avevano acquistato il tagliando di Virtus Lanciano Cagliari, e che dunque avrebbero potuto, esibendo questo tagliando, avere lo stesso posto e lo stesso settore. Dunque da domani vendita libera per i tifosi rossoneri in vista dell'atteso derby di sabato. Sul fronte della Lega Pro, il giudice sportivo oggi si è pronunciato e ha fermato per una giornata l'attaccante dell'Aquila San Domenico e ha inflitto un'ammenda di 1500 euro al Teramo. Poi ci sono anche le designazioni arbitrali per quella che sarà l'ultima giornata di campionato
campionato dell'anno solare 2015. Dunque Lucchese L'Aquila sarà diretta da Panarese di Lecce, assistenti Innocenti di Padova e Tribelli di Castelfranco Veneto, mentre la partita del Teramo a Ferrara, Spal Teramo, sarà diretta da Baroni di Firenze, assistenti Semper Boni di Bergamo e Bresmes, anche lui di Bergamo. Domani il Teramo giocherà in Coppa Italia, gara secca alle ore 16 contro la Casertana al Bonolis, con possibilità anche di supplementari e rigori, ma la mente è sempre proiettata al campionato, come ascoltiamo, come possiamo ascoltare dalle parole dell'attaccante Mirko Petrella. Diciamo che comunque in questo momento l'importante è fare punti contro, cioè non guardiamo la classifica, non guardiamo niente, l'avversario, l'importante è fare punti. È chiaro che forse adesso c'è la trasferta più difficile del campionato e proprio da lì penso che dobbiamo ripartire per dimostrare che comunque siamo una squadra forte, non siamo dalla posizione che in cui ci troviamo. Potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio per loro, nel senso che loro devono vincere per forza perché comunque devono mantenere la testa della classifica, vengono dal pareggio di Arezzo e quindi sicuramente sarà una partita difficile come le sono tutte, sia in casa che fuori. In casa riusciamo a mettere quel qualcosa in più che ci ha fatto fare tutti questi punti, in trasferta quel qualcosa ci manca e lo dobbiamo trovare, sperando che già domenica ci sarà quel qualcosa in più. E loro sono la squadra che comunque a tavolino è la più forte e dovrebbe vincere il campionato, quindi sicuramente qualcosa di buono ho visto. Adesso sta a noi preparare la partita nel modo giusto e consapevoli che comunque non siamo al di sotto di nessuno. Questa svolta diciamo che la stiamo cercando da un po' di tempo e sperando che prima o poi arrivi. La vittoria di domenica all'ultimo minuto sicuramente ci ha dato un qualcosa in più da dimostrare domenica in trasferta. Per quanto riguarda il fatto che comunque è la pressione, sicuramente qualcosa che non va in trasferta c'è, adesso bisogna capirlo, potrebbe essere la pressione che comunque dobbiamo dimostrare, quello sicuramente fa tanto, però non penso sia l'unico motivo per cui i risultati in casa arrivino e in trasferta no. Di questo e di altro si parlerà questa sera nel doppio appuntamento sulla Lega Pro targato TV6, dalle ore 21 Jacopo Forcella con Pro Teramo, poi a seguire Giulio Nardi con Pro L'Aquila. Prima di chiudere, una notizia che riguarda il Giulianova: nel pomeriggio, prima seduta di allenamento diretta dal neotecnico giuliese Michele Gelsi, che ha preso il posto dell'esonerato ieri Francesco Giorgini, con lui anche Fabrizio Pisano, la nuova coppia che dirigerà le operazioni appunto nel Giulianova, e sono queste le ultime giornate utili per fare anche degli aggiustamenti di mercato proprio con la nuova coppia di tecnici che guiderà il Giulianova, che riparte dall'ultimo posto in classifica. È tutto per questa seconda edizione del TG6, la terza alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buona serata.